Un consiglio per voi, cari amici, care amiche del mio canale. Quando dovete operare in ritualistica, questo è un consiglio soprattutto per i praticanti e per le praticanti, quando operate con magie, scusatemi, con energie pesanti, quando avete bisogno di purificarvi, spesso si parla, fai un bagno di purificazione prima o dopo il rituale, quando si fa magia di rimando, conoscete poi tra l'altro la mia etica, che consiste nel non far male per primo agli altri, ma se lo ricevi gratuitamente ti devi difendere sempre, ovviamente con mezzi leciti, però è opportuno riacquistare la propria energia, la propria forza, la propria dignità quando gli altri ci attaccano. Voi la sapete come la penso. Quindi, anche da un punto di vista interno, è opportuno purificarsi. Quindi, prima di fare un rituale di allontanamento, di purificazione, di rimando di energie negative al mittente, è consigliato mangiare in forma abbastanza semplice, quindi non fritti, non super conditi, il carciofo, i carciofi. Anche sotto forma di tisana il carciofo va bene. Ovviamente nella giornata in cui dovete fare questo tipo di ritualistica è opportuno anche bere molto, anche per esempio acqua, semplice acqua e limone, quindi purificare il corpo. Ovviamente io non conosco la situazione di ognuno di voi, sono questi consigli di carattere generale. Se avete intolleranze, allergie a questi alimenti, sono consigli generali dati da una persona che non conosce la vostra situazione e sta dando dei consigli semplicemente rispetto a come si trova bene lei. Ok, quindi se avete delle intolleranze, insomma, chiedete al vostro medico di fiducia. In questo caso, quindi bevete molta acqua, acqua e limone. Io consiglio questo e poi fare i carciofi, prima sbollentati con acqua e limone, vi verrà fuori quest'acqua un po' scura, e poi semplicemente passati in forno con un po' di aglio, un po' di prezzemolo, pangrattato, formaggio, però la ricetta deve essere molto molto semplice perché non vi dovete appesantire. Potete mangiarlo prima o dopo il rituale. E in contemporanea puoi fare un bel bagno di purificazione con acqua e sale, con altre spezie, però magari per quello farò un video a parte. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!